Tra cortei, maschere, carri e coriandoli, il carnevale a Borgosidia è veramente una cosa seria. Ogni aspetto della vita sociale del centro della Valsesia viene in qualche modo coinvolto. Mesi di preparazione ogni anno, a parte la parentesi del Covid, e poi un comitato organizzatore che non dimentica mai i suoi membri del passato. Li saluta ogni anno, anche andando a rendere omaggio alle loro sepolture. Guidati dai due protagonisti, le maschere del Perù Magunella e la Gin Fiammà. Un momento particolare. Si concludono come da tradizione con il Mercus Curot, che è il funerale del carnevale e della sua figura principale, il mercoledì delle ceneri. Un rito che però non è mai triste perché scandisce il ritmo dell'anno. Il funerale, seguito da un lungo corteo di figure in rigoroso cilindro e mantello nero con fiocco bianco, sancisce un taglio rispetto a questo periodo di gioia, di allegria, e viene celebrato con una grande bevuta collettiva. Un addio al tempo festivo per accogliere la Quaresima. Dunque un passaggio da uno stato all'altro, introdotto a metà 800 dal direttore della manifattura Lane, di origini tedesche, che inserì questa strana esequia come momento di congedo. E da quasi 170 anni il Mercus Curot è diventato una parte integrale del carnevale, anzi è diventata la sua parte più caratterizzante, un momento in cui solo chi conosce davvero questa festa può godere appieno.